a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. È stata finita, ti soffia sul cuore, e ti ruba l'amore, a mano, si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sgradito dal vento, ti fanno ridere, con te la stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Buonasera. Buonasera in diretta da RDA Radio 1, circuito Spreaker, diretta web, RDA Radio 1, si avvale anche della collaborazione con in particolare due delle emittenti del circuito Spreaker, la collaborazione storica con stapradio.it, Regno dei Borboni 7 da Reggio Calabria, mentre poi ci stanno anche tutte le altre emittenti aderenti al circuito Spreaker e al circuito Web Radio Associate Way Array, che collaborano e ci danno la possibilità di essere replicati anche su Spotify Free, iHeartRadio tra le tante, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, JoSavn. Buonasera a tutti coloro che ci ascoltano anche e ci seguono tramite la pagina Facebook di Fracalcio Realtà di Original, il gruppo adesso ha collegato amici cui piace Fracalcio e Realtà, che ci seguono anche attraverso YouTube con i due canali di RDA Radio 1, il canale Spreaker e lo storico bis Riccardino 23 tramite twitter.com. Buonasera da Antonio Milano, questo è l'appuntamento con M91 Crotone, il taccuino 1 di Antonio Milano, poi ci sarà una seconda parte, taccuino 2 per il posto di Ascoli Crotone. Poco ci è mancato che a pochi minuti dalla fine il Crotone espugnasse il Cino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno con una vittoria, forse la prima vittoria in trasferta, una vittoria che sarebbe stata una bellissima vittoria per le prestazioni che il Crotone ha avuto sul campo. Perdere con due azioni in pochi minuti, tra cui una, quella del gol che praticamente arriva dopo la beffa del calcio di rigore assegnato dopo l'intervento del VAR all'Ascoli, e che quindi ha poi permesso all'Ascoli di raddoppiare e vincere la partita. Ben Sincone è stato l'autore della rete realizzata contro l'Ascoli, un Crotone che ha fatto vedere molto di più di quanto abbia fatto l'Ascoli che chiaramente in questo 26esimo turno ha fatto poco e niente, con pochi tiri in porta e molti errori in campo, regalando più volte la palla ai giocatori del Crotone. Ma si sa che il calcio è così: se non riesci a concretizzare all'ultimo minuto, sicuramente poi vieni punito. Una sconfitta amara quella che si è verificata oggi sul campo del Cino e Lillo del Duca,
che ha visto il Crotone portare a casa una pesante sconfitta per 2-1. Che significa essere ancora retrocessi al penultimo posto dal terzultimo occupato, grazie alla vittoria della Nerossi Vicenza di ieri. 26esimo turno che porta dunque questi risultati, considerando la vittoria del Cosenza sull'Alessandria e considerando appunto i 3 punti conquistati dalla Nerossi Vicenza contro l'avversario diretto del Pordenone per una rete a 0. Il Crotone quindi retrocede al penultimo posto con 15 punti e l'Alessandria avanza di 3 punti, distaccandosi a 18 punti al terzultimo posto. Cosenza Alessandria 2-1, le partite giocate sabato 26 febbraio alle 14:05. La scelta di orari differenti e slittati di 5 minuti, sapete benissimo quello che sta succedendo nell'Est Europa e le proteste un po' hanno portato chiaramente in segno della pace a iniziare le partite con 5 minuti di ritardo rispetto all'orario consueto. Questo è il quadro dei risultati. Ieri al San Vito Marulla, alle ore 14:05, si sono disputate Cosenza Alessandria 2-1, Como Brescia 1-1, Ternana Cremonese 1-2, la Nerossi Vicenza 1, Pordenone 0, Parma 4, Spalla 0. E alle 16:20 è stata la volta di Perugia 0, Benevento 1. Si è ricominciati quest'oggi alle 15:35 con Ascoli 2, Crotone 1, Cittadella 3, Frosinone 0, Monza 0, Lecce 1, Regina 1, Pisa 1. Pisa, prossimo avversario, mercoledì sarebbe praticamente il terzo turno infrasettimanale consecutivo in queste ultime 3 settimane e che vedrà praticamente ancora una volta scendere in campo il Crotone in un'altra partita esterna, quella proprio contro il Pisa. Per effetto di questi risultati appena detti, questa è la nuova classifica dopo il 26esimo turno di Serie B. Lecce ritorna in condominio al comando con 49 punti, insieme alla Cremonese, poi segue a 1 punto il Brescia, quota 48, a 3 punti ci stanno Benevento e Pisa a quota 46. Il Pisa fermo dalla battuta d'arresto sul campo Oreste Granillo di Reggio Calabria, dove la Regina ha avuto la meglio vincendo per una rete a 0. Quindi dalla vetta 3 punti, a 3 punti di distanza appaiate Benevento e Pisa con 46 punti. A 44 punti il Monza, poi c'è l'Ascoli a quota 42 in che ritorna in zona playoff. Frosinone, Perugia e Cittadella a quota 41. Como 35 insieme alla Regina,
Parma 32, Ternana 31, Spal 27, Alessandria e Cosenza quota 23 punti, Lanerossi Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12. Sentiamo per questo appuntamento le parole amare di Francesco Modesto a fine gara. Salve mister, buonasera. Una sconfitta amara, no? Nel finale di quasi portata a casa 3 punti, quindi per la salvezza era importante, poi alla fine, insomma, cosa è successo? No, però secondo me abbiamo fatto una grande gara, quello che volevamo fare, ho un po' cambiato pure il modo di stare in campo e quindi abbiamo messo pure in difficoltà, tante volte siamo pure ripartiti bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio, in quel momento poi dopo abbiamo avuto diverse ripartenze dove non siamo stati bravi magari a chiudere la partita e questo è un peccato perché il nostro cammino era super importante e capire l'andamento della gara negli ultimi minuti. Quindi oggi è peccato buttare questi punti qua perché la partita si era messa veramente come volevamo noi e non siamo stati bravi nel gestire gli ultimi minuti. Massimiliano Mariotti, resto del Carlino. Qualche giorno fa aveva parlato di una squadra viva ed effettivamente oggi, diciamo, per quasi 90 minuti la squadra ha dimostrato di poter dire la propria con una partita giocata a buonissimi livelli. Cosa è mancato proprio nelle battute finali per un po' di furbizia, quelle che è mancata all'andata, un po' di furbizia. Questa l'analisi di Francesco Modesto a fine partita, un commento amaro, una partita che col risultato allontana ancora di più le speranze che sono rimaste legate ad un lumicino di poter raggiungere l'obiettivo salvezza, anche se comunque la matematica ancora non ha effettivamente espresso la condanna definitiva, per cui bisogna sperare a questo punto soprattutto di poter riacciuffare punti importanti cominciando da mercoledì quando nel 27esimo turno l'avversaria che attende all'Arena Garibaldi sarà il Pisa e quindi la trasferta deciderà le nuove sorti, se permetteranno di sperare ancora per il cammino della salvezza o per il piazzamento play-out. Una sconfitta amara dunque quella sul campo di Ascoli Piceno, che ha visto praticamente il Crotone dominare per possesso palla e per qualcosa che ha fatto vedere in più rispetto all'Ascoli, una partita giocata a più alti livelli dopo la sveglia contro il Cosenza che ha raddrizzato nel secondo tempo le sorti della partita con la caparbietà che voleva Ciccio Modesto dai suoi giocatori e soprattutto perché sentiremo da Raffaele Vrenna, il presidente, le spiegazioni nella conferenza stampa dopo la partita, appunto, Crotone-Cosenza di mercoledì scorso. Allora, buongiorno a tutti. Ho un foglio davanti perché mi sono segnato un po' di appunti e non vorrei che qualcuno mi possa sfuggire. Non siamo qui per fare bilanci perché
è ancora presto, nel senso mancano ancora tante partite, ma sono qui per, ho detto, questa conferenza stampa per chiarire alcuni aspetti su tante cose che sono state scritte e dette nell'ultimo periodo. Niente, la società per primo ha mantenuto le sue caratteristiche, nel senso una società solida che sta attenta soprattutto al bilancio per non cadere poi in eventuali penalizzazioni e questo ci ha dato modo di raggiungere determinati traguardi, non sarebbe stato possibile. Sono 30 anni che io faccio parte di questa società, prima insieme con mio fratello, poi dal 2017 da solo, e vi posso garantire che ho fatto da sempre l'amministratore di questa società, poi sono diventato presidente e amministratore, e volevo ricordare a qualcuno che 30 anni fa il sottoscritto, a qualcuno poi, anche ai giovani volevo ricordare questo, perché forse non sanno la storia del Crotone, che insieme con Giovanni Lontini, che all'epoca era il presidente della nuova Crotone, il sottoscritto ha staccato un assegno da 19 milioni all'epoca per andare a prendere Santoro, non so se qualcuno se lo ricorda, al Mirto, per poi prendere l'anno successivo Bonesse, Cataldi, al Ciro, e da lì è poi nata, abbiamo fatto la storia del Crotone. Da parte mia non c'è nessun disimpegno, anzi è il lavoro quotidiano, perché poi gestire una società di calcio non è facile, soprattutto per quello che stiamo vivendo ultimamente, per come si stanno evolvendo le cose. Fare calcio a Crotone è difficile, nessuno ci crede, ma è davvero difficile, per tutta una serie di problematiche, il contesto sociale, le infrastrutture. Tanti dicono, ma puoi eventualmente spendere, ma anche spendendo, no? Diversi calciatori, purtroppo, nostro malgrado, rifiutano Crotone, preferiscono altre strade, forse dove forse si vive meglio, anche se poi quando vengono hanno l'impianto di andarsene, però purtroppo la realtà è questa, e l'ho vissuto sulla mia pelle, nel senso che ci sono stati calciatori che quest'estate sono venuti a Crotone, hanno visitato la città e poi hanno rifiutato. Pertanto è difficile, è davvero difficile fare calcio a Crotone. Qualcuno contesta che non abbiamo speso, invece abbiamo speso tanto, vedi Nedel Șarău, nazionale rumeno, vedi Estevens e qualcun altro. Di contro non abbiamo incassato, perché voglio dire, sono bilanci pubblici, pertanto chiunque può andare a vederlo. Abbiamo venduto Simi, abbiamo un prestito con obbligo di riscatto, 1 milione, più 3 milioni l'obbligo di riscatto, pagamento triennale. Questo è tutto dire. Messias, prestito oneroso, con diritto, non obbligo di riscatto, con diritto di riscatto, con la speranza che il Milan possa eventualmente riscattarlo per poi metterci nelle condizioni di dare continuità a questa società. Che è facile dire che bisogna spendere. Al momento abbiamo speso ma non abbiamo incassato. A differenza di calciatori che non facevano più, non calzavano più al progetto Crotone, vedi Molina, vedi Benali, vedi Zanellato, incasso zero. Le parole amare del presidente Vrenna sul bilancio delle contestazioni succedute in settimana per quanto concerne anche il risultato di Crotone Cosenza.
la gestione praticamente del Crotone sulla scelta dei giocatori, la scelta dell'allenatore e chiaramente delle inesperienze sulla scelta dei giocatori sul mercato. E come avete potuto sentire, ci sarebbe da ascoltare tutto il resto dell'intervista, ma non abbiamo la possibilità di farvi sentire tutta la stessa intervista e quindi abbiamo dovuto per forza tagliarla. Sono stralci che ci vengono permessi e quindi vi abbiamo dato idea di quello che si sta vivendo all'interno della società del Crotone Calcio in questo momento. Ancora non c'è la conferenza stampa del post partita per quanto riguarda appunto i vertici della società. Ho solo avuto la possibilità di mostrarvi, di farvi ascoltare il contesto della conferenza stampa del post partita da parte di Francesco Modesto. Non abbiamo a disposizione invece la conferenza stampa del pre partita. Cosa dire? Abbiamo solo tempo di potervi dire come sono scese le squadre in campo, Alcino e Lillo del Duca di Ascoli Piceno, dove l'arbitro era Niccolò Baroni, coadiuvato dagli assistenti Domenico Rocca e Mario Vigile, quarto uomo Luigi Carella. L'Ascoli è sceso in campo con Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellucci, Dorazio, Collocolo, Eramo, Saric, Federico Ricci, che è stato accostato al Crotone negli ultimi 10 giorni di mercato come potenziale ritorno. Saju e Dionisi. A disposizione di mister Andrea Sottil, Nicola Falasco, Pavcar, Salvi, 40, Franzolini, Paganini, Maestro, Buschel, Bidawi, che è un ex, Ilief, De Paoli e Guarna. Mentre Francesco Modesto ha deciso di riportare tra i pali Marco Festa, e poi rischierare Giuseppe Cuomo, Vladimir Golemic in difesa con una difesa a 4, supportata da Marco Sala e Luca Calapai. Poi nella mediana, centrocampo, i supporti di Nahuel Estevez, Teodofilus Awa, Augustus Carbo, Benassin Kon, l'appoggio a Manuel Marras di Mirko Maric per quanto concerne il tridente d'attacco. A disposizione di Francesco Modesto, Simone Canestrelli, Sneg, Vasile Mogos, Nicoletti, Jonathan De Ceraru, Pasquale Giannotti, Thomas Schirò, Giuseppe Borello, Aden Anie, Samuele Mulattieri, Angiano e Gianluca Saro, che ritorna a sedere in panchina dopo le ultime tre prestazioni che non sono molto piaciute, visto gli incassi di gol un po' particolari. Si è provveduti a dare uno scossone alla squadra. Intanto è arrivato il momento di cedere la linea alla redazione calcistica e sportiva.
a redazione giornalistica e sportiva che tramite il circuito radiovacanze.com ci viene messa a disposizione per confermare anche la possibilità di essere seguiti anche su questi canali e soprattutto per la redazione regia. Per quanto concerne, è tutto per questa prima parte di M91 Crotone e Taccuino di Antonio Milano. Tra pochi minuti di nuovo in diretta per la seconda parte.